Ciao a tutti e benvenuti. Allora, prima di iniziare a trattare quello che è l'argomento principale del video, quindi i tre Goku mai visti, vi consiglio assolutamente di andare a vedere il video che ho pubblicato la scorsa settimana che tratta il tema dell'immigrazione, che ho realizzato assieme a mio padre. Vi dico questa cosa perché in tanti mi avete fatto notare che non vi è arrivata la notifica quando era uscito. Quindi, personalmente mi spiacerebbe tanto se qualcuno non lo guardasse questo video perché ci tengo tantissimo. Non solo perché tratta un tema così delicato come l'immigrazione, che hanno trattato a loro modo anche altri creator, partecipando tutti assieme al progetto Parliamone. Ma più che altro è uno dei primi video, e forse anche l'unico, che ho realizzato insieme a mio padre, dove lui stesso ha raccontato la sua esperienza da immigrato. Quindi il primo link in descrizione, una volta che avete finito di guardare questo video, andate immediatamente a vedere anche quello, se non l'avete ancora visto, oppure andateci subito e poi ritornate qui, fate un po' come volete, ok? Torniamo noi e all'argomento del video, i tre Goku mai visti. Perché dopo il video dedicato ai tre Darth Vader mai visti, vi è piaciuta questa tipologia di video. Quindi ho voluto riproporla di nuovo all'interno del mio canale. Ma so già che in questo momento c'è qualcuno di puntiglioso e anche leggermente cagacazzo, nei commenti mi scriverà di sicuro: ma Boban, non dovevi proporre questa tipologia di video all'interno di un nuovo canale? Ci sto lavorando, voglio capire un pochino come strutturarlo. Ecco, arrampichiamoci sugli specchi. E poi ragazzi, ammettiamolo, faccio fatica a portare avanti un canale, figuriamoci due. Quindi non esageriamo, ok? Qual è l'utilità di questo video? È far vedere quanto sono bravo a disegnare, no? Giusto? E ammettiamolo, sono fottutamente bravo e non voglio far la parte del modesto e dire ma non mi è venuto poi così bene, è solamente uno schizzo. No, col cazzo, sono bravo e basta, ok? Quindi, se siete bravi in qualcosa, fatevi vedere, valorizzatevi, ok? Torniamo ai nostri tre Goku mai visti. Sulla mia pagina di Facebook ho fatto un piccolo sondaggio e i tre Goku che vedrete oggi li avete scelti voi. Partiamo col primo, il Goku steampunk. Avete presente quella figata di stile? Uno stile neogotico, post-rivoluzione industriale e anche leggermente futuristico. Non so se rendo l'idea. Gente che ha addosso una moltitudine di oggetti completamente inutili che servono a un beneamato cazzo. Ingranaggi, bussole, orologi, tante lancette. Provate a fare un piccolo esperimento sociale nella prossima fiera del fumetto che andrete. Fermate un cosplay steampunk e chiedeteli che ore sono. E lui tirerà fuori lo smartphone dalla tasca per rispondere alla vostra fatidica domanda. E in quel momento vi sentirete salire il Vash de Stampede, il tifone umanoide che avete dentro. Però devo ammettere che a me personalmente lo steampunk piace un bordello e è figo, proprio con tutti quei oggetti inutili, però soprattutto quello gotico scuro in stile Bloodborne. Meraviglioso. Quindi per tutti coloro che adorano lo stile steampunk, sicuramente apprezzeranno questo Goku. Avrei mai immaginato che arrivassero una valangata di voti per lo stile noir anni 30, che io personalmente adoro tanto. Avete presente quello da gangster movie in bianco e nero? I cappotti lunghi, le strade malfamate di Los Angeles, il proibizionismo. Notate una cosa, l'Italia in qualche modo è sempre stata una protagonista di questo periodo. In America, con la criminalità organizzata e i boss mafiosi italo-americani, e in Italia... aspetta che lo guardo al contrario. Ah sì, Mussolini. A parte questo, ecco a voi Goku Noir anni 30. E veniamo all'ultima illustrazione di oggi. Era palese che se mettevo nella lista lo stile Marvel DC, premessa, dico Marvel DC proprio per intendere il fumetto all'americana, quello supereroistico. Non iniziamo a dire no perché in realtà la Marvel è meglio della DC, non me ne frega un cazzo, ok? Quindi stavo dicendo, era palese che avreste scelto questo stile. Ci stiamo un po' troppo facendo influenzare dai cinefumetti, non credete? Ormai la mia home di Facebook è intasata di foto, meme, post, lamentele, articoli di giornale che parlano solo degli occhi di Spider-Man. E che cazzo, basta! Ma non vi siete rotti le palle? Io un pochino sì, ok?
Basta. E chi se ne frega? Basta. Siamo in una democrazia, anche se sui social non viene poi tanto rispettata questa parola. Diciamo che c'è una sorta di anarchia, ma nel senso negativo. Del tipo facciamo un po' come cazzo ci pare. Però mi tocca ascoltare la voce del popolo e quindi ho realizzato il mio Goku in stile Marvel DC. O fumetto super eroistico americano, fate un po' voi. E fatemi sapere qua sotto con un commento qual è il vostro Goku preferito e qual è anche la vostra tecnica di realizzazione preferita. Quindi, ricapitoliamo, abbiamo un nostro Goku in versione steampunk realizzato in acquerello con i contorni in china. Poi abbiamo il Goku in stile noir anni 30, realizzato sempre in china ma con un contorno più greve, ruvido, deciso, sporco. Come piace a me. E infine abbiamo l'unica illustrazione in digitale dove ho rappresentato Goku in stile Marvel DC. Come sempre, se volete scaricarvi queste illustrazioni in versione Full HD, trovate il link del download qua sotto. Potete usarlo come sfondo del vostro PC oppure stamparvelo, fate un po' come volete. E se volete caricare queste immagini sui vostri social, fatelo ovviamente citando l'autore. Non fate come queste paginette del cazzo da milioni e milioni di iscritti, gestite da gente che invece di passare il tempo nel creare dei contenuti, passano il tempo nel cercare contenuti creati da altri, andando a caricare le immagini senza citare l'autore, facendo tanti like. Complimenti, cani maledetti. Internet è un posto bello, lo sappiamo tutti, vero? Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo ancora di guardare il video Essere un immigrato, che ci tengo tanto. Vi ricordo ancora di iscrivervi a tutti i miei social, trovate i link qua sotto, trovate anche il link per iscrivervi al mio canale Telegram e noi ci vediamo la prossima volta. Vi ringrazio per tutto e ciao!